celebriamo il Natale. Siamo chiamati a viverlo questo tempo particolare, non vogliamo fuggirlo. È il mistero stesso che andiamo a celebrare che esige questo, esige proprio di incarnarsi, di stare dentro. E quindi abitiamolo, attraversiamolo con tutto quello che questo significa. Certamente un momento difficile, un momento duro, però abbiamo visto che in questa durezza, in questa difficoltà, persone sacrificarsi in prima linea. Penso ai medici, penso agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari che hanno dato una prova di straordinaria generosità. Ecco, si sono consegnati a rischio della loro vita. Alcuni hanno proprio dato la loro vita. Ci comunicano esattamente l'attenzione nei confronti delle persone più vulnerabili, delle persone più bisognose. Anche qui, ormai, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, abbiamo avuto di questi episodi. Non poter abbracciare, non poter salutare le persone che se ne vanno. Loro sono stati le nostre mani, loro sono state la nostra carezza. E quindi guardiamo veramente a queste persone con un grande senso di gratitudine, no? Perché è una comunità che è capace proprio di attenzione nei confronti delle persone che soffrono, nei confronti delle persone che sono più deboli, è una comunità che si dice umana, nel vero senso della parola. È in questo contesto che noi cristiani celebriamo il Natale. E lo celebriamo con il canto che arriva dagli angeli, gloria a Dio nel più alto dei cieli e in terra pace agli uomini che Egli ama. Penso a quel momento che tutti quanti abbiamo vissuto, il Papa Francesco, in quella piazza San Pietro vuota ma piena, in quella piazza San Pietro dove c'era il silenzio, ma risuonava forte una parola. E siamo tutti sulla stessa barca e nessuno può pensare di salvarsi da solo. E in questa situazione certamente noi invochiamo e chiediamo aiuto, aiuto al Signore, aiuto a chi può veramente tendere la mano. E tende la mano, perché Dio viene proprio per questo, viene a salvarci. Quello che sta accadendo non dobbiamo pensarlo immediatamente come una punizione, no? Dio è amore, e quindi lasciamo che il Signore parli ancora alla nostra vita, alla nostra esistenza, e lasciamo che Lui ci prenda per mano. E se ci lasciamo prendere per mano da Lui, ci prenderemo per mano, cioè cammineremo insieme e usciremo insieme. Noi possiamo cantare nella misura in cui non rimaniamo chiusi noi stessi. Di per sé il canto è proprio questa esigenza di comunicazione, no? È il cuore che ha bisogno di esternare quello che vive, quello che sente e di comunicarlo agli altri. Nei balconi all'inizio, nel primo lockdown, abbiamo cantato, ci siamo scambiati proprio anche questo augurio di fiducia, di speranza. Il canto che vogliamo fare adesso è proprio il canto che scende dall'alto, è il canto degli angeli. È un canto rivolto ai pastori, alle persone semplici, alle persone umili, è questo canto che sente l'esigenza profonda
di raggiungere tutti. La gioia non è solo per qualcuno o per pochi, è una gioia che abbraccia tutti. E in questa logica, direi, inclusiva che noi vogliamo vivere questo canto, il Natale è esattamente questa dimensione, no? Il Verbo si fa carne, Dio si fa uomo perché raggiunge uomo, ogni uomo, quindi nessuno escluso, non c'è esclusione. Il canto dice soprattutto questa inclusività. È la gioia di poter includere tutti, non escludere nessuno. E questa è una gioia piena. Costruttori di pace. È un messaggio che Papa Francesco ha sottolineato fortemente in questa bella lettera enciclica, che è veramente un compendio del suo pontificato, dove possiamo scorgere esattamente questa esortazione, l'esortazione a farci sempre più tessitori di fraternità, far sì che questa dimensione cresca sempre di più, a partire dai luoghi che noi viviamo, che abitiamo solitamente, a partire dalla nostra famiglia, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, e nei luoghi di lavoro, dovunque diffondere questo senso di fraternità. Siamo tutti figli dello stesso padre, e siamo tutti fratelli, fratelli tutti. L'espressione, per la verità, Papa Francesco la prende da San Francesco d'Assisi, che appunto chiama i suoi fratelli frati, e tutti fratelli. È lì che, nella misura in cui noi riusciamo a tessere fraternità, lo possiamo fare con questa capacità, con questa attenzione, con questa delicatezza, con un'arte che ci suggerisce Papa Francesco, l'arte della gentilezza, quell'arte che non ti fa essere duro, che non ti fa essere scostante nei confronti dell'altro, no? Ma che ti fa avvicinare l'altro con tutte le potenzialità e le capacità che un uomo, una donna possiedono. E a partire proprio da quest'arte che noi possiamo essere costruttori di pace. Nel prossimo messaggio che il Papa ci ha consegnato, perché è già stato pubblicato nella Giornata Mondiale della Pace nel 2021, ecco, il Papa mette l'accento proprio su questa dimensione, la cultura della cura per costruire la pace, avere proprio l'attenzione, la cura nei confronti dell'altro e degli altri, di ogni altro, soprattutto di quegli altri che sono più fragili, sono più vulnerabili. Ma qui c'è tutto il mistero del Natale, perché Dio si è fatto bambino, Dio si è fatto umile, Dio si è fatto povero, e si è fatto vulnerabile tra le braccia, proprio è venuto così, e si tratta semplicemente di accogliere questa lieta notizia e farne tesoro, e quindi essere degli autentici artigiani di fraternità e di pace. Dio è amore, e nel suo amore Dio ha mostrato il suo volto in Gesù Cristo, perché non lo dobbiamo mai dimenticare, perché a volte il Natale per noi potrebbe significare appunto le luci, i regali, il consumo e tutto questo. Il Natale per noi è questo volto, è il volto di Gesù, e quindi bisogna lasciarsi raggiungere da questo volto di Gesù, che è un'esigenza, è un impegno, è l'impegno dell'amore, oh,
Dio che ama e che ama generosamente, gratuitamente, che ci chiama ad amare, ad amarci. Se siamo amati, amiamo. E creare questa cultura della cura significa esattamente questo, tradurre in atteggiamenti, in stili, in comportamenti, questo amore, farlo scorrere nelle vene, nelle arterie della storia. E il mistero dell'incarnazione è proprio questo, cioè tu entri in una realtà, questa realtà, questo momento storico, ecco, facendo veramente giungere questa benevolenza di Dio per ogni uomo, per tutti gli uomini, nessuno escluso. L'augurio che questo momento ci faccia uscire tutti migliori, cioè tutti più capaci di attenzione nei confronti dell'altro, di maggiore cura, di maggiore tenerezza, di maggiore accoglienza, di maggiore umanità.